Forza Italia ha perso una quantità enorme di voti. Il problema non è tanto come si sta uniti, il problema è di capire come la forza moderata, Forza Italia, quella che è stata il traino per anni di questa coalizione, oggi va a rimorchio. Questo dobbiamo capire, per quale motivo è successo, e dobbiamo cercare di affrontare quel problema. Perché io sono in difficoltà spesso e mi dispiace, poi dico no, io non sono di Forza Italia perché quando sono messo alle strette non so cosa dire, però questa Forza Italia ha votato la legge costituzionale per la quale stiamo votando, no, però l'ha votata, ha votato la legge Severino, ha votato tutte le manovre di Monti, ha votato la legge degli incarichi. Allora dobbiamo un attimo fermarci, che non è stata colpa di Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi è stato in questi anni la persona più sotto attacco in Italia, anche forse nel mondo, ma è stata colpa di un gruppo dirigente che non è stato attento, non è stato in grado di riprendere la nostra. Formatosi facendo la fila fuori della stanza di Silvio Berlusconi e non prendendo le decisioni di Coria, ed è quel gruppo dirigente che oggi deve essere in grado di capire che o ci si rinnova e ci si riporta e ci si rinnova e si vince di nuovo, forse anche facendo un passo indietro. Tutti dobbiamo essere in grado di fare un passo indietro se serve, perché l'obiettivo oggi è il paese, non è la quantità di poltrone che il paese in Parlamento. Perché c'è un tema poi di rapporto con la Lega, c'è un tema di rapporto con la Lega. Io per primo ho avuto un ottimo rapporto con Salvini e abbiamo fatto un'ottima campagna elettorale. Però vedete, una cosa è avere un rapporto, come è stato quando Berlusconi aveva il 37% e la Lega aveva il 6% e c'era un rapporto. Poi siccome il boss era molto bravo, il suo 6% lo faceva valere molto di più. Però c'era un tema di fondo, che la guida, l'egemonia all'interno del centrodestra era quella di Silvio Berlusconi e di quel modo di guardare i problemi. Poi ovviamente all'interno di quella Bossi trovava le sue spazi e le sue disponibilità, portava dei contributi giusti sia nella qualità dell'amministrazione, perché aveva degli amministratori bravi, sia nelle idee, perché il federalismo fiscale era giusto, e c'era un quell'equilibrio, ma c'era un equilibrio fra due identità chiare. C'era un'identità forte della Lega federalista e c'era un'identità forte di Forza Italia, che era un'identità liberale. Quando tu perdi l'identità e diventi soltanto al rimorchio di una realtà che ha saputo rinnovarsi, uno poi può pensare che non va bene o che va bene, però Salvini ha preso un partito che stava al 4% e l'ha portato al 10%, cioè ha avuto una capacità di rinnovamento, cosa che Forza Italia non ha avuto. Allora o lo facciamo, e quindi dopo aver fatto questo rinnovamento abbiamo la forza per poter avere un confronto serio tra forze politiche che credono nella loro disponibilità, o se invece andiamo senza spina dorsale a un rapporto che non ci porta da nessuna parte, noi perderemo le elezioni.